Ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. È stato trovato morto il collaboratore di giustizia Armando Palmeri vicino al torrente Finocchio, sulla strada che conduce al Baglio della Luna tra Partenico e Alcamo in provincia di Palermo. Era l'ex autista del boss Vincenzo Milazzo e ancora non è chiaro se la morte sia avvenuta naturalmente o sia stata causata. Sul caso stanno indagando i carabinieri. L'uomo ha testimoniato al processo 'Ndrangheta stragista che si è tenuto a Reggio Calabria e in quello sui mandati delle stragi di Falcone e Borsellino. Incendio ieri sera lungo il costone roccioso che sovrasta via Argenteria Erice in provincia di Trapani. Il rogo sarebbe scaturito da alcuni fuochi d'artificio. Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani, impegnati per 3 lunghe ore a spegnere le fiamme. Una donna di 34 anni, nei cui confronti era stato emesso un divieto di avvicinamento, è stata arrestata dai carabinieri a Santa Catalibattiati, in provincia di Catania, dopo che per strada ha aggredito a schiaffi e pugni l'ex marito 53enne perché gli impediva di incontrare i figli e l'ha pure derubato di uno zaino contenente un PC ed altri oggetti, tra cui le chiavi di casa. La donna è stata posta ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Nella giornata di martedì scorso, invece, a Comiso, nel Ragusano, il personale del commissariato di polizia ha arrestato un giovane di 23 anni per resistenza e lesioni aggravate. Il giovane era stato convocato negli uffici del commissariato per l'adempimento degli obblighi di legge e durante l'attesa ha cominciato a filmarsi con un cellulare attraverso una nota piattaforma social mentre indirizzava gesti maleducati ai simboli della Polizia di Stato. È tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti flash alle 14. A più tardi.